Sono Gigliola Bozzi, sono titolare dell'Enoteca Vino Vino di Milano, in piazza Sant'Alessandro numero 3, e faccio questo lavoro dal 1967. Siamo state una delle prime enoteche in Milano. Siamo specializzati nella ricerca del produttore, che non necessariamente deve essere piccolo, ma deve esprimere il territorio, avere una sua filosofia di produzione e avere tutti quei parametri che cerchiamo tutti, qualità, prezzo e così via. Ultimamente l'amarone, secondo me, ha preso molta importanza anche agli occhi del consumatore, perché fa parte dei grandi vini italiani. Un prodotto anche conosciuto anche dagli stranieri, cosa che insomma vuol dire che hanno saputo lavorare bene sia come immagine che come prodotto. La differenza che è rispetto agli altri prodotti, come può essere, non so, il Brunello, come può essere il Barolo, eccetera, è proprio questo appassimento delle uve, che comunque va a portare un vino secco. La particolarità di questo vino è proprio che rimane comunque un vino secco, molto complesso, molto intrigante. Secondo me lo possiamo mettere così come vino da conversazione, come vino da carne, come vino da formaggi e come vino proprio da compagnia. Nell'ambito dell'Amarone, come aziende abbiamo scelto ad esempio Villa Bella, che io trovo proprio che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo sia con il normale che con la riserva. Poi abbiamo Tedeschi, una nota casa, credo sia stata una delle prime a fare i cru, quindi abbiamo Tedeschi con normale e Monteoni. Poi abbiamo Le Salette, storica cantina, sempre ottimi prodotti. Dopodiché abbiamo Eleva, questa cantina che è nata non tanti anni fa, in una posizione vocatissima. La produzione adesso non ricordo quanto, ma è molto limitata. Poi abbiamo Marion, che tra tutti gli amaroni, secondo me, è quello più contadino.